Polizia, buonasera. Ah, buonasera, per cortesia, in questo momento, 5 minuti fa, ho ricevuto un messaggio tramite WhatsApp, mi ha parlato il mio cuoco da Farindola, Hotel Rigopiano, dice che è crollato, cioè i bambini piccoli in mezzo alla strada, c'è la neve, non si esce, non si parte, bloccati lì tutti. Ma chi è crollato? L'Hotel Rigopiano, quello che Farindola. Sopra Farindola, sì. Sopra Farindola, come è una cosa molto molto grave. Possiamo contattare? Allora, lì non si riesce a contattare nessuno, lui è riuscito a malapena in mezzo alla neve tramite WhatsApp a parlare con me. La fonte è accreditata. Allora, un attimo in linea, le passo l'unità di crisi, rimanga in linea. Sì. Pronto? È ancora sì. In linea? Sì. Un attimo in linea? Sì. Pescara 113, le passo una chiamata, pare che sia crollato l'hotel e Rigopiano. Sì. Prego, potete parlare. Sì, buonasera. Buonasera, ma c'è da Quintino che parla da Sì. Marina. Io ho il ristorante l'Isola del Cielo. Mi sente? Un attimo. Pronto? Sì, buonasera. Sì, un attimo, io sono in conferenza, aspettiamo che risponda l'operatore. Allora, mi dica. Ah, buonasera, io sono Marcello di cognome, Quincino di nome, Fassisi. Sì. Il mio cuoco che è andato in montagna all'Hotel Rigopiano per 2 giorni sì. Con la famiglia, adesso, 5 minuti fa, è riuscito a contattarmi sì. Tramite WhatsApp sì. Che l'hotel è crollato, non c'è più niente. Sì. Si stanno senza niente fuori in mezzo alla neve e non possono andare via. Guardi un attimo che le passo l'aria, un attimo. VS. Sono nella nuova provincia. Signore, mi può ripetere il cognome? Sì, allora io sono Marcella di cognome, Quintino di nome. Sì, attendiamo l'operatore. Pronto? Buonasera, mi sente? Sì, che la sento. Marcella di cognome, Quintino di nome. Sì, Io sono a Silvi, c'è un ristorante. Sì. Il mio cuoco è andato all'Hotel Rigopiano per 2 giorni con sì. I bambini. Sì. E da oggi non riuscivo a contattarlo. 5 minuti fa mi ha mandato, sì. Mi ha chiamato tramite WhatsApp perché l'altro giorno non funzionava nulla. Sì. Da in mezzo alla neve, l'Hotel Rigopiano è crollato. Allora, guardi, questa storia va avanti da stamattina. I vigili del fuoco hanno fatto le verifiche e non c'è nessun crollo all'Hotel Rigopiano. I carabinieri si sono attivati. È crollata la stalla delle pecore di Martinelli, il pecorino top, ma non l'Hotel Rigopiano. Ma ha chiamato il cuoco 5 minuti fa. Il cuoco 5 minuti fa gli ha mandato un messaggio su WhatsApp. No, mi ha parlato proprio. Mi ha parlato proprio che è crollato l'hotel. I bambini chiama tutti, non sappiamo come fare. Piangendo. È una persona seria, guarda, non scherzo. Senta, ma ce l'ha il numero di questo signore? Sì, 328, ma non riesco a contattarlo. Me lo dia a me, 328. Where? 835. Vabbè, tu provi. Io sono Marcella, di cognome, Quintino di nome, sto a Silvi. Va bene. Ti lascio il mio cellulare 330. 330. 9421. Sei numeri più di sì, 330.
tenga presente che è una persona che non scherza, cioè senta, non... noi è da stamattina che abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e ci risulta che è crollata solo la stalla e sono andati a verificare. Che ne devo dire? No, guardi, questo è sicuro perché il ragazzo voleva tornare a pescare a tutti i costi e dopo non è riuscito. Io adesso vediamo, ok? Come si chiama quel cuoco? Giampiero con la M, Giampiero parente di cognome. Vabbè, vediamo un po'. E il figlio è quello che c'è la pasticceria vicino in via vicino all'ospedale, no? Via Rigopiano. Quella zona lì, sì. Sì, questo è l'altro, lo conosco benissimo. Ecco, il figlio di Gino, è praticamente... io lo conosco benissimo, il figlio di Gino. O Fernando il piccolo lei conosce? Conosco lui, conosco Gino, conosco la mamma. Te alla mamma? Appunto. Amica mia cara, quindi voglio dire, io insegno all'alberghiero, sono persona accreditata. E quello che mi ha detto è vero, perché non si sarebbe permesso neanche per errore. Aspetta, ma secondo lei da stamattina che arriva a gira sta cosa, no? Siamo tutti qui in sala operativa, hai visto? Ecco, allora il 118 mi conferma che hanno parlato con il direttore dell'hotel Rigopiano 2 ore fa e non è vero nulla, è tutto a posto. Non è crollato nulla, stanno tutti bene. 2 ore fa è la conferma, perché questa cosa è da stamattina che va in giro. 2 ore fa ha parlato il 118 con il direttore dell'albergo. Quindi io non so che dirle. Neanche io, guardi. Guardi, neanche io, purtroppo la moglie e la mamma dell'imbecille è sempre incinta, quindi qualcuno che si diverte, che avrà preso il numero o non so come, e si diverte a fare queste cose. No, però le garantisco... signore, col numero suo. Sì, ma qualcuno che l'avrà preso, guardi, le garantisco che da stamattina sono state fatte tutte le verifiche per questo hotel, e 2 ore fa me lo conferma il 118 che hanno parlato con il direttore dell'hotel e gli ha detto qui è tutto a posto. Anche il direttore, perché ci ha parlato 2 ore fa il 118 col direttore. 2 ore fa, cioè non è che gli dico una bugia, se fosse crollato e pensa che rimanevamo qua. Adesso, guardi, mi fa una cortesia, per assicurare, faccio riprovare, metti in contatto col direttore, per favore. A chi? A chi? Ma lei lo sa qui come siamo messi, quante problemi che ci sono, gente intossicata, gente con la dialisi che non può uscire da casa, e io per lei devo rifare una... No, guardi, non è cattiveria, ma assolutamente no. Provi lei a mettersi in contatto con l'hotel. Che ci riesce, se è riuscito il 118 ci riesce lei, con telefono normale siamo riusciti, sia gentile, non è cattiveria, però adesso la devo lasciare perché ci sono delle situazioni veramente gravi, arrivederci.